Mancano sempre meno giornate alla fine del campionato, ma più il tempo passa, più la questione salvezza diventa complessa per il Pescara. La notte contraddittoria di Venezia restituisce sì una squadra battagliera che non si è arresa alle avversità e alla fine ha strappato un punto d'oro, ma anche un delfino ora sì scivolato in zona play-out. Sono ultimi biancazzurri nella classifica Vulsa, tuttavia monca. All'ultima giornata c'è infatti Venezia-Perugia. E che per le prossime tre partite dovrà rinunciare a Christian Galano, ovvero al suo miglior marcatore stagionale, proprio nella fase decisiva del campionato. Il Pescara ha già fatto pervenire preannuncio di reclamo e tramite l'avvocato Flavia Tortorella presenterà ricorso, ma ben che vada, a Galano sarà tolta una giornata, difficilmente due, quindi non ci sarà col Frosinone e quasi certamente a Trapani. In quel gesto di Galano, giocatore correttissimo, al penso la prima espulsione diretta in carriera, c'è un po' la stagione del Pescara. Un gesto né cattivo né violento, ma plateale e visibile, una ingenuità frutto di stizza e nervosismo per un campionato sul quale i biancazzurri non riescono a mettere i titoli di coda e che si complica sempre di più. Nel dopopartita il tecnico Andrea Sottil ha parlato di due vittorie da ottenere per centrare la salvezza. Certo, il match dell'Adriatico Cornacchia contro il Livorno, già retrocesso, è un'autentica manna e lì i tre punti devono essere messi in preventivo. Serve un altro successo. I numeri impietosi dicono che nel girone di ritorno però il Pescara ha vinto appena 4 partite e che continua a prendere gol con una facilità disarmante. 26 incassati in 15 gare del girone di ritorno, poco meno di 2 gol a partita. Insomma, un trend peggiore con il progredire della stagione, come è accaduto 2 anni fa, quando Pillon portò il Pescara alla salvezza con il fiatone, anche se allora la squadra restò sempre al di fuori dalla zona play-out, dove però sarebbe finita con 1 o 2 giornate in più, perché quella era l'inerzia. Ecco perché tirarsi fuori ora non è affatto semplice, soprattutto se non ci sarà risultato pieno con il Frosinone, altrimenti i punti toccherà farli in trasferta, Trapani e Chievo, dove il Pescara nel girone di ritorno ne ha racimolati solo 4. E poi salta all'occhio un'altra questione che neanche il terzo tecnico stagionale sembra risolvere: la disposizione della squadra. Sottil, appena arrivato, aveva dettato la via del 4-3-3 e rimettere i giocatori nei loro ruoli per farli rendere al meglio. A Venezia, nel secondo tempo, complice l'inferiorità numerica, ha proposto quella difesa a 3 già messa in campo con alterne fortune dai predecessori Zauri e Legrottaglie ed ha scelto una mediana senza vertice basso, togliendo un Palmiero lontano da una condizione accettabile e affidandosi a 2 interni, in questo caso Castanos e Memushai, proprio come fatto da Legrottaglie nelle ultime giornate. Insomma, tra equivoci tattici, scelte di mercato censurabili fatte dalla società in estate e a gennaio, giocatori infortunati o giù di condizione, questo Pescara dovrà aggrapparsi all'arma principale sfoderata a Venezia, quel carattere tanto evocato da Sottil, per fare l'impresa venerdì contro il Frosinone, nell'auspicio che Clemenza, chiamato a sostituire Galano, conservi l'ispirazione mostrata nelle ultime giornate.